Direttore Granata, la Sicilia può fare a meno delle trivellazioni? Ma certamente sì, la Sicilia deve puntare tutta la sua prospettiva di sviluppo su quella che realmente rappresenta. La Sicilia non è un hub energetico, non è un hub per i rifiuti, non è neanche un hub militare come qualcuno per tanto tempo ha pensato, ma è la più straordinaria stratificazione storico-culturale, ambientale e paesaggistica probabilmente del pianeta, una concentrazione di patrimonio che se gestita in maniera innovativa, appunto il tema della nostra conversazione, discussione e lavori di oggi, e in maniera appropriata può garantire attraverso un ritorno fortissimo sul turismo culturale, un turismo per viaggiatori e non per turismo di massa, una pagina nuova per lo sviluppo dell'isola. In Sicilia creerebbe più lavoro una trivella o un investimento nelle bellezze naturali e culturali? Ma certamente la seconda ipotesi, perché la prima non dovrebbe neanche essere presa in considerazione, soltanto un assurdo ritorno al passato può aver determinato questo tipo di ipotesi. E dobbiamo bloccare questo ritorno appunto a un modello industriale legato al fossile che un po' in tutto il pianeta è scomparso e puntare tutto sulle nostre prerogative, che non sono soltanto legate al patrimonio culturale, ma quello che in maniera complessiva viene intesa come patrimonio heritage materiale e immateriale, quindi il paesaggio, quindi la produzione di qualità. Io penso alla produzione vitivinicola, quella agroalimentare, la pesca, al mare, cioè tutte quelle risorse che fanno della Sicilia uno scenario naturale unico su cui costruire uno sviluppo adeguato a questo scenario. Qual è la situazione del turismo in Sicilia? Che cosa sta facendo il governo Crocetta in campo turistico? Ma guarda, è una situazione tra luce e ombra. Per anni abbiamo lavorato in maniera anche avanzata rispetto al resto della nazione e i risultati sono visti. Ci sono zone come appunto il nostro sud-est, dove è nato il primo distretto turistico-culturale dell'Italia, dove la qualità e la quantità del viaggio culturale è senz'altro aumentata in questi anni. Ma la strategia è confusa, perché nel momento in cui, così come lei ha esordito con le prime domande, il governo ritiene che possa essere compatibile uno sviluppo legato al viaggio culturale con attività estrattive o col perpetuarsi di un modello industriale legato al fossile, siamo totalmente fuori strada. Quindi bisogna dare una spinta forte nella direzione esatta, e oggi sono qui a confrontarsi delle istituzioni che non attraverso le parole ma attraverso le azioni producono questo tipo di riflessione e la fanno diventare azione concreta. Grazie. Grazie.